Allora, signori, recensione così al volo, recensione così al volo, non mi sono preparato assolutamente niente, non mi sono preparato niente. Fatemi aprire un attimo Cinemaniac se ce l'ho ancora aperto. Ok, allora, questa è una recensione veramente al volo, forse sarà proprio un'impressione a caldo, nemmeno una recensione, dipenderà da quanto a lunga verrà fuori. Però ho visto dopo millenni, sono passati millenni dall'ultima volta che ho visto un film della Ricerca della Valle Incantata. E ho visto il quarto film, ho visto Alla Ricerca della Valle Incantata 4, La Terra delle Nebbie, in inglese Journey Through the Mists, letteralmente Viaggio attraverso le nebbie, ma va bene uguale. E la trama di Cinemaniac ci racconta: a causa di una mutazione climatica, tutti gli abitanti della Valle Incantata sono costretti a migrare. Non dice un cazzo! Non dice un cazzo! Perfetto, signori. Allora, ultimo film della Valle Incantata di Roy Anne Smith, perché poi i seguiti saranno diretti da altra gente. E insomma, beh, che dire, beh, che dire. Allora, cosa devo dire di questo film? Allora, cerchiamo un attimo di fare mente locale, perché allora, a livello visivo tanto rimane sullo stesso livello degli altri due seguiti, anche se due o tre cosette mi hanno lasciato un po'. Mi hanno lasciato un po' gnè. Tipo, vedere che in alcuni punti si vedeva che i personaggi un attimino traballavano ed erano su un layer diverso. Insomma, vedevi che c'era lo sfondo e il personaggio letteralmente ogni tanto scattava di poco sullo sfondo, ma queste sono piccolezze, un bambino col cazzo ci fa caso. Ci fa un po' più caso forse quando verso la fine c'è direttamente lo scenario che un po' traballa, c'è lo scenario che un po' scatta e quello un pochettino rovina un po' l'immersione, quello un po' rovina l'immersione. Però doppiaggio, livello di doppiaggio, sì ragazzi, sto dicendo tutte le cose così come mi vengono in mente, ragazzi. Ah sì, intanto non vi dico la trama. No, allora la storia di questo film è letteralmente, allora, a parte non mi piace che il narratore inizio narrando tutto quanto, che l'ho sempre fatto, c'è sempre stata questa cosa, però quando arriva lì al punto carico che dice era popolata da, devo spostare il microfono, era popolata da i dinosauri, e lì nei primi due sequel, e forse anche nel primo film, non mi ricordo, diceva dinosauri con una foga che proprio era: sei il bambino, ti devi fogare appena senti dire che erano i dinosauri, i grandissimi animali che ogni bambino adora. E quindi, no, quello di questo narratore, il narratore di questo film è stato molto. Ok, va bene. Era popolata da i dinosauri. No, non si è partiti molto bene, non sono partiti molto bene. Insomma, qual è la storia? Praticamente c'è questo gruppo di colli lunghi della stessa specie di piedino che, migrando, passano dalla Valle Incantata. Passano dalla Valle Incantata perché? Perché loro si muovono, loro migrano molto spesso e la Valle Incantata è una tappa. La Valle Incantata è una tappa. Perché la loro terra originaria è sta praticamente c'è stata l'alluvione, c'è stata un'alluvione continua e è diventato praticamente invivibile quel mondo, è diventato invivibile, quindi sono detti: sai cosa? Uè, ma io, bella sta valle incantata, si sono intromessi lì e insomma nulla, però non avevano comunque intenzione di restarci per molto tempo, quindi insomma fanno tappa, va bene. Cosa succede? Succede che nello stesso periodo il nonno di Piedino. Il nonno! Questa solo in pochi la possono capire. Il nonno di Piedino, letteralmente si ammala. E l'unico modo per curarlo è con il mega fiore dorato della notte, mega fotonico, che ovviamente si troverà in Culonia. E quindi Piedino, dato che, come sempre, in ogni film per bambini, gli adulti non fanno mai un cazzo, decide di andare lui nella Valle delle Nebbie a cercare il fiore. Ovviamente no, in realtà non ci va con gli amici. Perché ci si mette di mezzo anche un'altra collo lungo che è Eli. Eli, di cui non so il nome inglese, praticamente è questa ragazzina che io per tutto il tempo ho memato che fosse ingrifata di piedino, che avesse proprio la sdruba alle lombare, come lo direbbe il nostro caro Barbascura X! Che insomma, non le stanno molto simpatici gli amici di Piedino. E
Soprattutto Sira, che per noi italiani è Triki. Devo ricordarmi che Sira è Triki in italiano. Insomma, le sta sul cazzo la miglior dinosaura. Cioè, ragazzi, io ormai sto simpando. Sto simpando per Triki perché è il best character. Allora, ci sono due personaggi preferiti che io ho attualmente nella serie di Piedino della Valle Incantata. Una è Triki. Perché Triki è letteralmente il sas fatto a persona, in questo caso dinosauro. Adoro vedere come lei rompa il cazzo a tutti, in una maniera che proprio, no, sono io quella figa, non mi rompete le palle. Insomma, lei è la tsunderella, era la tsundere quella che era la stronzetta, ma poi sotto sotto era buona. Sì, basta pensare che la yandere è quella buona fuori e pazza dentro, e che la tsundere è il contrario, ok? No, Triki è la tsunderella, palese, palese. E poi l'altro personaggio, best character, è assolutamente Spike. Perché, come già ribadisco, Spike mangia, dorme e non fa un cazzo. Io voglio lo stile di vita di Spike. Voglio una vita semplice come quella di Spike. Però, insomma, cosa succede? Succede che Piedino, va alla ricerca della Valle delle Nebbie, della Terra delle Nebbie, con Eli. Perché Eli è l'unica che conosce la strada, anche se non se la ricorda del tutto, e lì allora che cazzo, dillo subito, puttana. Insomma, ah sì, ragazzi, assolutamente, dobbiamo bere e restare idratati. Ah, molto bene, molto bene. Insomma, poi ci sono di mezzo, poi il gruppo di amici di Piedino arriverà dopo, e insomma, bene, poi Triki farà pace con Eli, insomma, diventeranno amiche. È il classico meme del femmine sono tipo, non riesco a sopportare questa puttanella. Io e lei, letteralmente il giorno dopo, io e la mia migliore amica, insomma, è letteralmente così. E poi, vabbè, ci si ficcano di mezzo anche questo coccobrillo. Sì, ragazzi, il coccobrillo. No, in realtà non lo dico nel film, sono io che ho capito male, ho capito coccobrillo e ora ci devo fare un meme sopra. Che addirittura nel film viene definito, l'ho messo con asterisco, lo strisciapancia dentuto. Chissà quanto si sono divertiti a inventare questi termini in italiano, ma chissà soprattutto come sono in inglese. E insomma, cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? No, insomma, questo coccobrillo, per me sarà coccobrillo per tutto il giorno. Questo coccobrillo e quest'altro uccellaccio di cui mi è sfuggito il nome di questi due tizi, che saranno un po' gli antagonisti del film. Per tutto il tempo cercheranno di mangiarsi il gruppetto, fanno le cose comiche, è tipo il cattivo che ridi perché è il cattivo che si fa male, insomma, va bene. Non mi sono dispiaciuti come cattivi, non mi sono dispiaciuti, avevano una buona caratterizzazione. Insomma, per un film per bambini è più che sufficiente. E tra l'altro avevano delle voci incredibili, avevano delle voci incredibili soprattutto quando hanno cantato, per quanto la loro canzone non avesse un testo che mi facesse impazzire, insomma, non era un chissà che di testo, però la canzone era molto Pepe Jam. Se avessero lavorato bene il testo, l'avrei potuta definire al pari di un Disney. Insomma, niente, alla fine trovano questa caverna incredibile, riescono a fuggire, vanno nella Valle delle Nebbie, ve la faccio molto stringata, perché alla fine il succo è quello. Vanno nella Valle delle Nebbie, sempre con l'alligatore, col coccobrillo e l'uccello che gli cagano il cazzo di continuo, riescono a trovare questi fiori dorati, che guarda un po' che cazzo di culo, sono stanchi e vanno a riposarsi precisi nel campo dove poi 2 minuti dopo sbocciano i fiori dorati. Madonna, che cazzo di culo, assolutamente. Insomma, niente, riescono a fare il culo al coccobrillo, all'uccellaccio, che insomma, poi alla fine avranno quel che si meritano. Riescono a tornare alla valle, curano il nonno e tanti saluti, tutti felici e contenti. Ellie che dice a Piedino, ci rivedremo. E qui a questo punto io prevedo due cose. Prevedo due cose. O Ellie non la rivedremo mai più. Oppure io pretendo che in uno dei sequel, magari nel dodicesimo, che è l'ultimo, mi sembra che siano 12 film totali. Nel dodicesimo film pretendo che ci sia il mega episodio crossover con tutti i personaggi riuniti. Voglio che ritornino Ellie, voglio che ritorni Mordicchio, li voglio tutti quanti, dal primo all'ultimo, anche quelli inutili.
Anche i cattivi, anche quelli che sono morti, tutti li voglio. E insomma, ragazzi, no, questa era una recensione così per cazzeggiare. E sono attorno ai 10 minuti, più roba che metterò dopo, facciamo 15-20. No, adoro vedere come tutti si gasano quando Spike riesce a parlare, letteralmente dice il nome di Daki, e tutti si gasano, si fogano tutti, quando in realtà Spike aveva già parlato una volta. Quindi vabbè, però presumo che questi film siano fatti per bambini, così, giusto per dire, guarda, è Piedino della Valle Incantata, non serve che te abbia visto gli altri film per capire la storia, cioè tecnicamente... Tutti i film, da quel che ho visto finora, ne ho visti 4 di 12, ma tutti i film sono, fra virgolette, a sé stanti, sono tutti più o meno separati. Diciamo solo, ecco, che se non hai visto il primo film della Valle Incantata, forse ti perdi un po' qualche background dei personaggi, ma secondo me un bambino i film della Valle Incantata può vederli anche sparsi, non si perde nulla. Ecco, forse, come già dissi, il primo film forse è bene farglielo vedere quando ha una certa età, perché il primo film è molto più spinto degli altri. E... no, che dire, beh, che dire. Nulla, vabbè, la trama è stata onesta, è un buon film per bambini, non è assolutamente malaccio. Il giudizio è glielo farei vedere a un bambino? Sì, assolutamente. A livello visivo è onesto, beh, al pari degli altri sequel, cioè, a livello visivo... Credo che nessun film della Valle Incantata supererà mai il primo, perché il primo era dei livelli visivi... assurdi, non gli si poteva dire nulla. Don Bluth avrà fatto un culo grande come una casa agli animatori, però sì, e mi sa che sequel saranno tutti su un'animazione un po' più semplice, un po' più simple, un po' più a basso budget. E per quanto riguarda le voci, vabbè, la musica è onesta, le canzoni non mi sono piaciute granché, ma anche per il fatto che per me le canzoni nei film della Valle Incantata è un po' come se non gli appartenessero. Però la canzone dei due cattivi non mi è dispiaciuta. Aveva un buon ritmo, era buona. Se avessero rilavorato meglio il testo, secondo me sarebbe potuta essere... avrei potuto definirla al pari di un Disney. Per quanto riguarda le voci... No, la voce della collo lungo anziana... Parte un po' male, però secondo me poi riguadagna. Parte un pochettino male, ma dopo si riprende. All'inizio sembra davvero una donna così a caso che legge il copione. Ellie, insomma, è la voce quella da bambina, che proprio la voce da bambina stereotipata. Sono in dubbio, perché quando una certa si è messa a cantare, ho avuto paura, ma effettivamente quando ha cantato lei si è ripresa. Però è la voce principale, non lo so, è proprio... Mi dà fastidio la voce da bambino stereotipata, mi dà fastidio quella. Poi c'è questo personaggio che è questa specie di tartaruga, che è Archie, è un personaggio filler così che sarà lì per 10-15 minuti. Lui ha una buona voce, però mi sorprende che per quanto non abbia denti parli benissimo. Cioè tipo, ma te non hai denti? Oh cazzo, non riesco a far paura nemmeno a te, senza i denti non fa paura a nessuno. Sì, non fai paura a nessuno senza denti, però parli benissimo. Va bene. E nulla, come ho già detto, il coccodrillo, e l'uccellaccio che io da oggi chiamerò Birdly per roba che scoprirete dopo. Per me hanno delle voci molto buone, i cattivi hanno delle voci molto buone, e vabbè, i protagonisti hanno le voci che devono avere, e vabbè, nulla. Credo aver detto tutto quanto, e questa era una recensione così come viene, perché un pochettino mi andava di recensire di nuovo qualcosa, e poi devo vedere 3 film alla settimana, è venerdì, sono stato preso con la patente, ho fatto un sacco di cose, e... sono stato un po' impegnato, quindi probabilmente devo vedere... Ho visto il film oggi pomeriggio, stasera devo vedere un film di 3 ore e 20. Aiuto! E domenica, quando verrà Andrea a casa mia, vedrò un terzo film. Almeno resterò nella media dei 3 film a settimana. Un po' salvato in calcio d'angolo, però ci siamo. Voglio vedere, per sfida personale, se riesco davvero ad arrivare a 100 film per il 2022. Dato che sono una cifra sostenibile. A quanti film sono arrivato adesso? Perché... con questo film della Valle Incantata sono arrivato a 78 film. 78 film. Perfetto. Questo chiudilo e ritorna su Audacity. Bene. E nulla, è un buon film.
È un buon film. E adesso vi lascio a un paio di audio che io ho mandato alla mia amica di Instagram mentre le facevo la telecronaca del film. Che poi una certa si sono interrotti malissimo perché Instagram, merda, buggato, ma una certa non ha più inviato audio, tipo come se fossero morti momentaneamente i server. Quindi vi lascio a qualche pella di disagio, ragazzi. Sto valutando se fare. Se iniziare a fare delle reaction, perché volevo fare. Cioè, perché io ho preso per il culo questo film ogni 3x2 ridendoci come un coglione. E mi sono detto, cazzo, sarebbe bellissimo se potessi fare la reaction dei film della Valle Incantata, se so che li devo prendere per il culo in questa maniera. Cioè, prendere per il culo in maniera affettuosa. Non voglio cagare in testa a questo film perché tutto sommato è buono. Però, cioè, ragazzi, certa roba era davvero da reaction e lo vorrei fare, il problema è che ci sarebbe il copyright. Quindi l'unica maniera sarebbe io riprendo solo me, il film non lo riprendo e dico ragazzi, in questo momento parte il film, non lo stoppo più, lo fate partire anche voi in questo momento e più o meno avrete in sincrono il film e, le mie e la mia reaction. Però è un po' macchinoso e poi non so se avrò sbatti. Però ho finito e vi lascio agli audio che ho mandato alla mia amica. Bella. Esistessero paesi, città e nazioni, prima che esistessero cavalli, gli orsi e gli elefanti, molto prima che il primo essere umano camminasse sulla terra, il mondo era abitato da creature strane e meravigliose. Le più grandi fra queste creature erano chiamate dinosauri. No, non l'ha detto con la stessa foga degli altri due film. Cazzo, qui si parte già malissimo. Cioè, nei primi. Cioè, nel primo film non mi ricordo, ma nei due sequel era proprio i dinosauri. Cioè, proprio dire, se è un bambino ti devi gasare a sentire dinosauri. Ciao, ciao, ciao. Ciao, io sono Petri. E io sono Dati. E questo è mio fratello Spike. Sì. Vento divino che chiede, ma i dinosauri ce l'avevano il cazzo? Ha la stessa energia di Markiplier sotto le stelle che chiede, hai mai visto porno sott'acqua? Were pirates real? Purtroppo tuo nonno è molto malato. Oh, grazie. Grazie, pensavo fosse morto anche lui, no? Madonna, ma io sono soltanto a 15 minuti di film e non pensavo che mi potesse donare così tante emozioni. Perché non l'ho guardato prima? Io nessun dinosauro riesce a guarirmi A meno che cosa? A meno che non gli si diano da mangiare i petali dorati del fiore della notte. Che sicuro si troveranno in colonia, sì! Io a prendermi cura di te. Tu sei ancora tanto giovane e tua nonna non ha più l'energia che aveva un tempo. Ma che cazzo vuoi? Sicuro vivrai per tutti e 12 i film. Elisa, a me fa morire il fatto che persino i nonni di piedino continuano a dirgli no, devi rassegnarti, devi far così, mi spiace, non puoi fare niente, quando sono letteralmente tre film che piedino e i suoi amici salvano la situazione, ma va bene. Vabbè, io presumo che tutti i sequel siano stati fatti con la premessa del mandiamoli in televisione, lo può guardare anche un bambino che non ha mai visto la Valle Incantata prima, però. Per favore, cerca di capire, piccolino. Non c'è nulla che possiamo fare. E cerca di non angustiarti. Di non angu... Eh? Di non angu che? Dai, bro, non angustiarti. Sì, non angustiarti è il termine più cannarsiano che abbia sentito. A parte che ho fermato il film per fare l'audio e ho beccato il frame dove tutto è bianco e basta. Però, cioè, più il film va avanti e più mi ricordo perché Tricky è letteralmente il meglio personaggio. Cioè, lei è il sas fatto a personaggio. No, io non vengo. Perché dovremmo crederlo? Probabilmente si è inventato tutto quanto. Non ho inventato niente! Insomma, che facciamo? Tu che cosa pensi, Spike? Cioè, ma io non so scegliere fra Tricky e Spike chi sia il migliore, perché Spike è letteralmente non parla, è scemo, mangia sempre, dorme sempre, non fa un cazzo ed è stile di vita, mentre Tiki è il personaggio più stronzo di tutta la serie, ma lo si adora, cioè.
È la bambina cagacazzi che però non puoi non odiarla. Cos'era sto verso? Perché? I can't believe it's finally you and me and you just us. And your friend Birdly. Do 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 Birdly. Che cosa ti fai nella mia caverna? Ecco, dunque, vedi, io... tu non hai i denti. Sì, sì, è vero, lo so. Non riesco a spaventare nessuno facendo il feroce, ma non puoi biasimarmi se ci provi. Ma se non hai denti, come fai a parlare così bene, fra? Osso, che cosa ci fai nella mia capanna? Bro, dovessi caricare un video di te che commenti la valle incantata. Secondo me fai le views, ti prego, fallo. Fai un montaggio di tutti i tuoi commenti. No, Elisa, allora, ci ho anche pensato a fare una reaction ai film della valle incantata. L'unico problema sarebbe il copyright, cazzo. Cioè, al massimo posso fare la reaction, editare tutto e caricarlo su Drive, perché su Drive tecnicamente il video è privato, ma sono io che condivido il link. Tecnicamente non possono darmi un copy strike. Io voglio un disegno dove ci siano sto dinosauro della caverna, Fluttershy di Pony Poop, Shrek, fuori dalla mia palude! Vabbè, ma cioè, se metti anche solo gli audio, non credo sia copyright. Cioè, ti giuro, mettessi anche solo gli audio della Valle Incantata, quelli che mi stai inviando ora, giuro faresti scassare. Cioè, non sto scherzando, anche solo mettendo gli audio, non devi mettere neanche un'immagine. Oppure vuoi mettere tipo... Vabbè, gli audio come fermo immagine di tutto il video. Ralse che si fuma una canna. Comunque sarò sincero. Ora, con la consapevolezza che tutti i seguiti non sono stati fatti da Don Bluth e si vede lontano chilometri, però le canzoni nel mondo di Piedino alla ricerca della Valle Incantata è sempre una cosa che secondo me stona, non mi piace, gli dà troppo un'atmosfera Disney, non mi va bene. Oddio, potrei prendere questa cosa in considerazione, dovremmo cercare di scriverci poco così potrò recuperare facilmente gli audio. Almeno solo audio lo potrei fare. È vero, tanto io poi dopo faccio la recensione audio del film. Posso metterli tutti extra alla fine. Fallo, ti prego, cioè... Wow. Appena posti, inviamelo, per favore, perché... Cioè... Non angustiarti.